Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Fake News. Oggi parliamo del caso di Madam, che è indagata per falso ideologico dalla Procura di Vicenza e che qualche giorno fa ha rotto il silenzio sui social con un lungo post su Instagram dove ammetteva di non essersi sottoposta a vaccinazione anti-Covid, ma nemmeno a quelle tradizionali. E un po' per, insomma, scaricarsi la coscienza e anche per garantirsi comunque un posto all'interno dello status quo, anche alla luce della sua presenza a Sanremo, ha puntato il dito contro i genitori, rei a suo dire, insomma, di averla influenzata, e ha scritto che è nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale. E quindi, per correre ai ripari, insomma, dopo le polemiche che l'hanno travolta nei giorni scorsi, ha appunto accusato i genitori di averla influenzata, e proprio i genitori sarebbero andati in una direzione ostinata e contraria rispetto alla scienza tradizionale. Ha poi anche spiegato di essersi rivolta a un infettivologo che le avrebbe previsto le vaccinazioni ritenute essenziali. Ha poi tolto, ha cancellato questo post che ha suscitato aspre polemiche. Vedremo comunque come andrà avanti questo caso. Ricordiamo che nell'inchiesta della Procura di Vicenza era anche trapelato il nome della tennista di fama mondiale Camila Giorgi, e che in qualche modo, per quanto la vicenda debba essere ancora accertata, ricorda ci sono comunque dei paralleli con un altro caso, quello del novembre del 2021, quando venne indagato dalla Procura di Roma Alessandro Aveni, odontoiatra, medico di base con lo studio a Colli Albani. I carabinieri allora sequestrarono 9 Green Pass falsi, tra cui quello di Pippo Franco. Ribadisco, le due vicende sono ancora da accertare, e però è interessante, secondo me, sollevare diversi punti che rientrano anche all'interno degli argomenti trattati all'interno di questa rubrica. Il primo è che, evidentemente, almeno nel caso di Madam, che ha ammesso comunque di non essersi sottoposta a inoculazione anti-Covid, quello che dei VIP, almeno come lei, hanno preferito intraprendere la strada corta, cioè comunque passare per una scorciatoia, cioè aggirare il sistema e pagare per avere delle finte vaccinazioni e quindi ottenere una finta certificazione verde per continuare a lavorare. Indipendentemente poi dalle loro motivazioni, se erano contrari alle vaccinazioni, se erano impauriti o altro, certo è che se non avessero aggirato il sistema e se invece avessero preso posizione, come hanno fatto tantissime persone, e soprattutto tantissime persone comuni, magari avrebbero potuto smuovere di più l'opinione pubblica, avrebbero potuto sensibilizzarla e cercare, insomma, di aprire un dialogo. Invece, facendo così, hanno preferito stare zitti, in qualche modo avallare anche la narrazione pandemica, anche se appunto contrari, e quindi aggirare il sistema. Questo è davvero un peccato, oltre che secondo me denota anche comunque una forma di ipocrisia. Capisco che sia difficile avere anche il coraggio di esporsi pubblicamente, soprattutto per chi lavora all'interno dello star system. Fatto sta che però se tutti si dimostrano in questo caso ignavi o comunque moralmente tiepidi, le cose non potranno mai cambiare. Il secondo punto che emerge da questa vicenda è che per garantirsi un posto all'interno dello status quo, evidentemente per Madam potersi garantire il posto a Sanremo, bisogna poi umiliarsi pubblicamente. Lei, secondo me, insomma, a mio dire, ha anche puntato il dito contro i genitori un po' per scaricarsi la coscienza e comunque per ricucirsi questa patente, no? Di politicamente corretta e buonista, fare anche un po' la vittima, raccontando che era
si era spaventata, insomma, era stata comunque influenzata dai suoi genitori. In ogni caso, l'abbiamo visto in molte vicende che esulano anche dalla questione della pandemia, quando qualcuno si macchia di un presunto psicoreato, deve appunto umiliarsi pubblicamente per essere riaccettato in seno alla comunità, devi in qualche modo abiurare come farebbe o avrebbe fatto un eretico. E poi c'è il terzo punto, che rientra proprio all'interno della tematica delle fake news, perché vi ricorderete che c'era stato comunque qualcuno che aveva provato ad accusare o comunque a spiegare che vi era, che esisteva un giro di Green Pass falsi e che molti VIP ricorrevano appunto a questi. Ed era stato il 15 luglio del 2021, grazie al noto medico, psichiatra e saggista italiano Alessandro Meluzzi, che nel corso di un incontro organizzato da Salute Attiva San Marino aveva proprio denunciato alla platea l'esistenza di una rete di finte vaccinazioni, dichiarando quanto segue. Buona parte di quelli che si sono vaccinati da una certa sfera in avanti hanno fatto falsi vaccini. Ve lo certifico perché lo hanno proposto anche a me. Sapete qual è stata la mia risposta, che mi ha fatto passare definitivamente per pazzo, perché non voglio sporcare il mio karma? Ovviamente no, ed è per questo, ha spiegato, che insomma vivo come un sorcio, come un reietto, proprio perché declinato la proposta. Apriti cielo, sono scoppiate le polemiche. Tra l'altro Meluzzi non ha mai smentito queste sue dichiarazioni, anzi ha continuato a portare avanti questa sua versione. Mi ricordo che per esempio all'interno del format Politicamente Scorretto, insieme a Gianluca Lamberti e Adrian Fiorelli, avevamo avuto modo di intervistare proprio Alessandro, e ci aveva raccontato esattamente quello che aveva raccontato davanti alla platea di San Marino. Ebbene, qual era stata allora la reazione dei media? È stata una reazione scomposta, molto feroce, perché da subito i giornalisti, comunque gran parte dei mezzi di informazione, invece di chiamare Meluzzi e di approfondire, dato che comunque raccontava un episodio personale, dato che questi o comunque alcuni facevano parte di questa rete di Green Pass falsi, lo avrebbero a suo dire interpellato, gli avrebbero proposto di ottenere un Green Pass falso e lui avrebbe declinato, invece di fare questo hanno fatto che etichettare le sue parole come una bufala, come fake news, e quindi hanno fatto quello che insomma i media hanno comunque continuato a fare, non soltanto da anni ma in particolare nell'ultimo periodo, sia criminalizzare il dissenso, perché all'interno dell'accusa di Meluzzi c'era, come ben sappiamo, una posizione divergente rispetto alle misure e ai provvedimenti adottati per la gestione della pandemia, e quindi comunque da sempre Meluzzi si è dichiarato contrario all'imposizione non soltanto delle vaccinazioni, ma all'imposizione del Green Pass. E vediamo quindi due casi in particolare su tutti, e da segnalare Open, che ha accusato Meluzzi di mentire e di diffondere campagne complottiste e Novax senza alcuna prova. Senza alcuna prova era Meluzzi che raccontava, che spiegava quello che gli era successo, però evidentemente per Open non esisteva nessun giro di Green Pass falso, e soprattutto non erano coinvolti i VIP. Dello stesso tenore il Libero Quotidiano, che in un articolo aveva bollato come fake news della peggiore specie il suo intervento, definendo addirittura tontoloni della rete coloro che avevano creduto alle parole di Meluzzi e che subito sono cascati nella bufala spacciata per atto di denuncia dallo psichiatra e opinionista televisivo. Ora, a mesi di distanza, siamo appunto queste dichiarazioni erano del luglio del 2021.
2021, è scoppiata poi tutta la polemica nell'agosto, comunque qualche settimana dopo, a distanza di tempo, evidentemente secondo l'adagio che a volte bisogna aspettare sulla riva del fiume, possiamo dire che Meluzzi aveva ragione. Non possiamo sapere quanti VIP possano essere coinvolti in questo giro di Green Pass falsi, ma evidentemente almeno nel caso di Madam, perché lo ha ammesso lei stessa, esiste, è concreto, quindi comunque la denuncia di Meluzzi era suffragata da dei fatti, era comunque fondata. E per l'ennesima volta i mezzi di informazione, invece di fare quello che dovrebbe fare un giornalista, cioè andare a cercare di scavare per vedere se effettivamente c'è ciccia, e in questo caso nelle parole, nel racconto, nella denuncia di Meluzzi, hanno fatto esattamente il contrario, lo hanno insabbiato, hanno cercato di velare il tutto, di occultarlo, di nasconderlo, in modo che le persone non potessero pensare che, come al solito, ci fossero due pesi e due misure, cioè i privilegiati, coloro che si potevano comprare delle finte vaccinazioni e continuare la loro vita, il loro lavoro come se nulla fosse, invece gli altri, coloro che sono stati ricattati, che sono stati costretti in alcuni casi a subire delle imposizioni, o che invece sono stati sospesi o hanno perso il lavoro, che hanno vissuto come dei reietti per mesi perché non hanno ceduto e non hanno chinato la testa alla compressione dei diritti e delle libertà fondamentali. Ogni tanto il tempo è galantuomo. In questo caso lo è, e sicuramente anche nei prossimi mesi a venire sono sicura che emergeranno altri casi simili, e dobbiamo alle volte in qualche modo accontentarci di queste rivelazioni, farne tesoro, ma anche fare in modo che tutto ciò testimoni la forza della verità e la forza di quelle battaglie che si combattono proprio perché radicate in un valore fondamentale, che è la tutela della verità da una parte, ma anche la tutela della libertà.